Natale creativo e divertente? E che ci vuole? Basta un'arachide! Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Benvenuti, primo video dopo l'incontro di Napoli. Mua, grazie a tutti per essere venuti così numerosi. Eravate tantissimi e io sono stata emozionatissima. Ma di questo vi parlerò ben presto in un prossimo video che sto dedicando soltanto al nostro incontro. Intanto ritorniamo a parlare del Natale. E ritorniamo a parlare del Natale in maniera creativa e divertente. Con un'arachide si possono realizzare delle decorazioni veramente veramente carine. Prima di lasciarvi al tutorial però voglio dirvi che questo video è in collaborazione con Silvia di SS Version DIY. È un canale bellissimo di creatività che ho scoperto di recente perché Silvia mi ha contattato per chiedermi appunto se volevamo fare un video in collaborazione. È conosciuto il suo canale, mi sono innamorata di questa creativa giovanissima, bellissima e di gran gusto, quindi vi consiglio il suo canale di cui vi metto il link qua sotto nel box informazioni e vi lascio il video gemello a questo di Silvia qui. Lei riciclerà della stoffa e qualcos'altro per creare delle decorazioni di Natale. Lo scopriremo insieme subito dopo questo video. Andiamo tutti da lei a vedere. Quindi mando un grande bacio a Silvia e dico a voi, prendete le arachidi che andiamo a creare un fantastico Natale. Spostiamoci sul piano da lavoro. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre renne con dei semplici arachidi. Cominciamo subito. Cosa ci occorrono? Degli arachidi. Poi ci occorreranno dei nastrini, quelli che ci aggradano di più, dell'attaccatutto o della Vinavil o con la caldo anche, poi degli scovolini, questi qua in vellutino. Io ho questa forma particolare, ma potete usare anche quelli lunghi, semplici, quelli così per intenderci, e vanno bene lo stesso. Io ce l'ho bianco, ma se lo trovate beige o marrone è l'ideale. Quindi del fil di ferro piccolo, vi faccio vedere lo spessore, questo l'ho preso da Tiger a un euro mi pare, poi un paio di spiedi in legno, un paio di spilli con le capocchie rosse, diciamo un paio, uno per ogni renna, il righello e la matita, un'iposca nero, rosso e marrone, poi il washi tape per fare la versione segnaposto della nostra renna e poi per fare la versione card naturalmente un bel cartoncino della fantasia che preferiamo e che ci ricorda più il Natale, assolutamente facoltative le fustelle, cioè la fustella per fare il buco semplice e la fustella a rotonda angoli. Queste se le avete le potete utilizzare, se non le avete potete fare le stesse cose a mano, e poi un cartoncino bianco semplicissimo per fare l'interno del nostro bigliettino. Cominciamo subito a creare la prima variante delle nostre renne fatte con gli arachidi e sarà appunto la variante card, che è anche diciamo la più complessa. Innanzitutto vi faccio vedere la costruzione della renna, che sarà uguale per tutti i modelli, e vi faccio vedere due varianti, la variante deluxe, cioè quella con più materiale, e una variante basic che è carinissima lo stesso e che è adattissima ai bigliettini e ai tag. Prendiamo innanzitutto le nostre arachidi. Le arachidi dobbiamo sceglierle bene perché dobbiamo sceglierle con una conformazione a faccia da renna. Vi faccio vedere che detta così suona male. Guardate questa, sembra un po' la testolina e il muso, sì, quindi va bene per il nostro scopo. Cominciamo con ovviamente il modello base. Allora, per fare la nostra renna modello base ci occorrerà semplicemente l'arachide, due uniposca, uno rosso e uno nero, e poi il cartoncino su cui dovremmo appiccicarla. Se avete anche l'uniposca marrone è una chicca in più, diciamo così. Cominciamo subito. Allora, come prima cosa disegniamo il naso alla nostra renna, facendo un bel puntone rosso, visto? Quindi disegniamole gli occhietti, tondi e vispi, 1 e 2. Bene, a questo punto prendiamo il nostro cartoncino e tagliamone un pezzettino, quindi facciamolo, che ne so, 4 cm per 7, e ritagliamo questo rettangolino. Arrivati a questo punto diamo la tipica forma da tag, così,
lavoriamo al centro, ok? Quindi riprendiamo la nostra renna che intanto ci sta aspettando, prendiamo il tagliabalza e dobbiamo tagliare il retro, perché questa va appiccicata sul cartoncino. Nel tagliare il retro dobbiamo essere innanzitutto molto accorti a non spezzare l'arachide, che è molto molto delicata, quindi tagliamo poco poco, piano piano, quindi faremo uscire i fruttini da dentro e tagliamo in maniera tale da creare una superficie piana sul retro. Quindi togliamo il retro piano piano, prendiamo il nostro tag, prendiamo la nostra renna e prendiamo soprattutto la nostra colla attaccatutto. Sporchiamo i bordi dell'arachide con la colla, adagiamo la renna sul nostro tag, così. A questo punto, con una penna o con l'uniposca, quello che avete, insomma, create le diramazioni delle corna, così, molto liberamente. Tagliamo un nastrino, se volete impreziosirlo con un'uniposca bordate tutto attorno, basterà passare l'uniposca adagiandolo sui margini. Se avete un'uniposca marrone e volete fare le cornicchie marrone, potete anche farle così. E poi passiamo il nostro fiocchetto ed eccolo qui, il tag pronto per essere regalato a chi vogliamo. Ora però costruiamo la renna versione deluxe, diciamo così. Adesso facciamo il nostro segnaposti. Prendiamo uno stuzzicadenti, del washi tape. Se non avete washi tape e non sapete come reperirlo, nessuna paura, fatevelo da voi, vi ho insegnato come farlo in questo video qua, che vi allego tra le schede informazioni. Quindi basta cliccare e lo troverete. Adesso prendo il mio bastoncino e comincio ad arrotolare il mio washi tape. Tagliate l'eccesso. A questo punto prendete un pezzo di cartoncino, del tutto ad occhio dategli una forma rettangolare. Se avete la fustellatrice, ammorbidite gli angoli, se no potete anche tagliarlo con le forbici normalmente o con l'uniposca rosso. Ripassate su tutto e quindi in questo scrivete il nome del commensale. Prendiamo la nostra arachide. Questa volta non dipingiamo il nasino, ma foriamo con la cruna di un ago che abbia il pallino rosso. Adesso facciamo con il nostro uniposca gli occhietti, ovviamente. Eccola qua, ciao a tutti! E adesso è giunto il momento del nostro fil di ferro. Non ce ne serve tanto, ce ne serve 2 pezzetti da 10 cm circa. Ci servirà anche un ulteriore spiedo, ma potete usare anche quello che state usando per fare la vostra creazione. E prendete e piegate così e create questa curva. Dopodiché a 1 cm circa piegatene solo uno dall'altra parte, così, e lasciate. Salite un pochino e piegate in giù questo. Ok, e uscite. Poi salite un pochino e piegate. Quindi salite un pochino e piegate. E quello che abbiamo fatto altro non sono che le simpatiche corna della renna. Con questo zig zag tagliate l'eccesso, se ce n'è, perforate il capo della renna e infilate le cornicchie. Una volta infilate, poi date la forma definitiva. Ed eccola. Adesso però dobbiamo forare un pochino il retro con la colla, infilziamo il nostro bastoncino nel retro dell'arachide.
Poi prendiamo uno scovolino di questi, io ho questi con questa forma, voi troverete quelli normali, se li trovate marroni meglio ancora. Ne prendo due pezzettini per simulare le orecchie della renna, che appiccicherò appunto senza pietà con un po' di colla, perché le corna non sono le orecchie, cioè la renna ha sì le corna ma anche le orecchiette, poverina. Ok, una e... adesso manca solo il fiocchetto con il nome del commensale. Io prendo un nastrino che ho, ce l'ho rosso con i fiocchi di neve, e semplicemente faccio un bel fiocco attorno al collo di Rudolf. Ovviamente sul retro mettiamo un po' di colla, saliamo il fiocco e facciamolo star fermo al suo posto. Qui scriviamo il nome del commensale. Con una fustellatrice pratico un buchino, inserisco, tac, e faccio agganciare dove c'è ancora un po' di colla. E il mio segnaposti a forma di renna è pronto per essere messo nel bicchiere, allacciato al tovagliolo, infilzato in un paninetto, insomma, decidete voi. Questa è la seconda idea con l'arachide. Prendiamo un bel cartoncino con una bella fantasia natalizia. Quindi sul retro prendiamo la misura, l'altezza del nostro bigliettino, che nel mio caso sarà di 8 cm. 8 da una parte, 8 dall'altra, e congiungiamo i due punti. Decidiamo la larghezza della nostra paginetta del bigliettino, e nel mio caso ho deciso di farla 5,5 cm. Quindi la lunghezza totale del bigliettino, della card che ci servirà, sarà di 11 cm. Ovviamente ritagliamo la card e pieghiamola a metà. Adesso su una delle due metà, quella che è alla vostra sinistra, dobbiamo ricavare una bordura che sia un centimetro per un centimetro per un centimetro. Quindi dalla linea della piega prenderò un centimetro, e anche dall'altra linea prenderò un centimetro, e idem nella parte bassa. Quindi stessa cosa farò sui laterali e congiungo tutti i punti. Fatto ciò, elimino l'interno del bigliettino, quello che sta all'interno, il quadratino che sta all'interno della cornice che così si è venuta a creare. Quindi uno, e quello che avremo sarà questo. Adesso all'interno di questo dobbiamo appiccicare un cartoncino bianco. Ricalchiamo la sagoma del nostro bigliettino, lo farò però mezzo centimetro più larga per ogni lato, e invece di ritagliare con le forbici normali taglierò con le forbici a zig zag. Allora, prima lo taglio con le forbici normali, vi faccio vedere. Fatto questo, io prendo il mio bigliettino e vedete che ci sono, prendo soltanto lo zig zag della forbice, prendo come unità di misura l'altezza dello zig zag della forbice, vedete, non taglio in lunghezza, la lunghezza rimane invariata nei punti più alti dello zig zag, quindi è facile prendere la misura perché ogni triangolino deve arrivare proprio a margine. E faccio così tutti i lati, tagliandoli a zig zag. Ok, a questo punto pieghiamo in due, sporchiamo di colla la prima e infiliamo la prima all'interno della seconda e chiudiamo. Quello che avremo sarà questa piccola card con i triangolini che sbordano, dentro la quale si potrà scrivere tranquillamente. Adesso però dobbiamo mettere la nostra renna a mo' di parete da cui esce all'interno della nostra card, e dobbiamo costruire la renna, quella deluxe. Come prima cosa creiamo il nasino della nostra renna utilizzando il nostro spillo con capocchia rossa, e facciamo entrare dentro il nostro spillo, tutto
fino in fondo, così. Infilato il naso, come prima, facciamo i nostri occhietti belli. Adesso creiamo proprio l'andirivieni della ramificazione delle corna con il fil di ferro. Come? Lasciamo circa 3 cm di filo, anche 4, quindi facciamo una piega, così, e tiriamo ben bene. Usciamo lo spiedo e avremo questo. A circa 1 cm tiriamo su, così, schiacciamo e saliamo un pochettino rispetto al punto in cui eravamo arrivati prima, quindi ci mettiamo più o meno qua e scendiamo da capo. Quindi facciamo la stessa cosa di nuovo, quindi risaliamo da soli e poi riscendiamo il nostro fil di ferro fino giù, così. A questo punto quello che avremo sarà una sorta di manina con tre dita, diciamo così, eccola, che andranno a simulare le corna della renna dopo che noi le modelleremo leggermente. Magno con la colla le punte e inserisco lì dove ho fatto i buchini col punteruolo, quindi uno, e guardate che carina! Mancano adesso solo le orecchie. Come vi dicevo, io ho lo scovolino bianco. In realtà le orecchie della renna non sono bianche, sono marroni, però poco importa. Io adesso ho questo bianco con un uniposca, guardate, lo tingo e lo faccio diventare marrone. Quindi prendiamo l'orecchio così creato, sporchiamolo con un puntino di colla e appiccichiamolo proprio sotto il cornetto. Zac! E la nostra piccola renna da appiccicare sulla card è pronta per essere proprio esposta a mo' di trofeo. Quindi mettiamo un po' di colla dietro l'arachide e adagiamola sulla nostra card. Perfetta, bellissima la nostra card. Ovviamente io l'ho fatta piccola, voi potete farla come desiderate e guardate che carina. Allora, per la decorazione si procede esattamente nella medesima maniera in cui abbiamo proceduto per il segnaposti. Quindi si cerca un arachide con una forma carina, gli si mette il naso con la capocchia di uno spillo, si fanno gli occhietti, quindi si procede alla preparazione delle corna esattamente come abbiamo visto. Con un niposca sporco il mio feltrino, quindi creo le mie orecchiette, però mi servirà semplicemente un pezzetto di fil di ferro in più per creare un gancetto. Come faccio? Prendo il mio fil di ferro, se non ho la pinza tonda che io avrei, ma sinceramente mi annoio di andare a prendere, e arrotolo il fil di ferro attorno, voilà, faccio due giri e così creo un gancetto che poi inserirò all'apice della mia renna. Prendo il mio ago e creo le fessure, i buchi per le corna, 1 e 2 di qua, 1 e 2 di qua. Creo anche il buco per inserire il gancio, inserisco le corna, quindi prendo il mio gancetto, magno copiosamente di colla, inserisco al centro, prendo un laccetto, inserisco, faccio scorrere e voilà, la mia decorazione è bella e pronta, con una semplice arachide, un po' di fil di ferro e un laccetto. Guardate che carina! Thank you.
basta pochissimo per creare un Natale divertente, creativo, colorato, gioioso e che possa essere creato anche con i più piccoli. Questo è un tipico esempio di decorazione che potete fare tranquillamente in collaborazione con i bimbi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se così come al solito regalatemi un bel pollice in su e una condivisione. Io vi invito anche sugli altri miei social, vi aspetto su Ombretta, il mio canale di lifestyle, il cui link allegherò qui, e Due Cuori Una Cappa, il canale di cucina, insieme a Gabriele, vi lascio qui il link per accedere direttamente. Iscrivetevi anche ai miei due altri canali perché anche lì c'è veramente da divertirsi. E il Natale è curato in tutti e tre i canali, lo sapete, se conoscete Ombretta sapete che ha la natalite acuta. Prima di salutarvi voglio dirvi di andare a sbirciare sul canale di Silvia per guardare anche il suo video. Ciao Silvia, grazie per questa collaborazione. Un grande bacio e a voi tutti dico vi voglio bene, un grande abbraccio e noi ci rivediamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, a presto e buona preparazione al Natale, ciao! Sono gli amici che si incontrano su Arte per Te, questa è Arte per Te, Arte